Uomo Scarpe e le puntate precedenti. Benvenuti a Dubai. Questa è la svolta. Cioè, anche perché questo secondo me è molto memabile. Cioè sì, se muoio, se, anche perché madò, le scarpe tanto saranno tutte easy. Che schifo, ce l'ho un coso dove vomitare? Qui vicino? Ah sì, ce l'ho. Ehi, tanto è impermeabile per avere un'esperienza di gaming migliore. Il mio, ovviamente, mousepad il perforatore. Eccolo qui, che sarà disponibile fra un paio di mesi con Dolly Noir. Sì, esatto. Perfora le tue competizioni gaming con mousepad il perforatore. Hit, porco Dio, veramente incredibile, sì. Ve lo faccio vedere da vicino. Guarda, è veramente pulito. Guarda che bello. Ma che gli devi dire? Oh, questo è disegnato da loro, Cioè, Italia Stallion. Guarda che pulizia. Foto. Prezzo. Hey, wake up. Come fare? Ma perché, Marzo? Sì. Non vederci prima insieme? Tanto non l'hai visto, non lo puoi aver visto questo. Che è un, tratta un argomento che secondo me non ti interessa. La truffa che sta rovinando l'Italia. Il mercato del fake con Vladislav Kirillov. Ma chi è? È il terzo visto video più visto di Ale della Giusta con 3 milioni di visual. Mai visto io. Te hai visto? No. E allora? Oh, e che cos'è questa cosa? A due culi. Ma io non so, io credo che parli del mercato di roba a Dubai, il che potrebbe essere effettivamente interessante, Ok. Eccoli qui, ragazzi, la vostra... Ah, ma Vladislav Skubrovsky è Vlad. Lo conosco, è il diario del russo, è il diario del russo. Ma allora è veramente uomo che faceva quanto costa il tuo outfit? Sì, 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 quello e l'altro è... L'altro è Sborrango, là, Barengo. Sberangola. No, è Sborrengo. Eccolo. Madonna. Ma insomma, questo siamo noi quando facevamo le gare su cosa? Su Stipla, no? Che cazzo, come si chiamava? Riders Republic. Hey Riders, if you wanna call again, we are here to bring out. L'obiettivo è riuscire a toccare un pesce. Ok. Ma senti come va hard sta musica? Ma l'audio della canzone più alto delle voci, per adesso almeno. È veramente gigante. Fratello, non hai mai visto il video di Zeta Jackson? No. Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Off-White. Moltissimi li vogliono, ma non tutti se li possono permettere. Oddio, è sbagliato. Perché chiunque potrebbe vestirsi con abiti, accessori da migliaia e migliaia di euro se solo lo volesse. E questo non mi sembra, secondo me, il miglior modo di iniziare. Ma sì, cioè... se li compri fake, partiamo dal previsto che non sono abiti che valgono milioni di euro. Cioè, quant'è la migliaia di euro? Sì, no, vabbè, ma a prescindere, cioè, lui non ha ancora fatto riferimento al fake. A causa quindi... del mercato del falso. Ah, okay, che secondo una ricerca condotta nell'aprile del 2019, sì, causa gravissime perdite al mercato del Made in Italy. Gotcha. Circa 10 miliardi ormai e mezzo ingenza, di euro. Sì, riconosco. Sono tanti. Made in Italy. Mentre Valenziaga mi trovavo nella patria del lusso, sono andato ad esplorare questo mondo. Dove? Per rendere... Ma infatti non capisco, ma quando dicono... Cioè, evidentemente significa che, cioè, per il più delle volte i prodotti fake di queste marche sono italiani. Se uno dice il mercato del falso made in Italy. Cioè, a prescindere. Tutto più pepato. No, forse perché dai calibro all'alta moda dicendo tutti che quella è made in senza Italy. Senza saperlo. Perché no, non avrebbero costi di produzione altissimi. Versace nero. Sto confermare col telefono. Metti sottotitoli così se uno non sente un cazzo almeno li legge comunque. Ale, speriamo che non mi becchino. Ah, speriamo perché l'Inter è illegale. E li puoi togliere, dai. Pensavo. Prima cosa da fare è prelevare. Speriamo che nel MIB concorrenza prima cosa da fare è prelevare. Ero convinto, ho detto c'è chi guarda le stream con il volume basso così magari gli interessava legge, ma diventa niente. Diventa più stupido, no? Di prima diventa. Non è che si paga con la carta. Non so neanche quanti soldi prendere perché non ho idea di quanto possano costare. Giustamente le cose. Ma sono sbagliatissimi. Bene, ho prelevato 500 dirham, che sono circa 120 euro. Andiamo al mercato. Bravo, bro, con il nostro accompagnatore. Andiamo al mercato di sera. Al Karama Market, the fake sì, t-shirt. Sì, ha aperto 24 right? H, sai.
shops. No, perché lui scrive le cose qua, Yeah, ah, but okay. They sell like fake things from real brands, right? Cheap, yeah. Yeah, okay. Fake, not real. Not cheap. Oddio, se questo che cazzo gliene frega lui? No, fratello, gli sparavano, se no, stai a Dubai, se diceva una cosa fuori luogo lo chiccavano. Gli sparavano dal Burj Khalifa con l'intervention in 1080 probabilmente. Dai video che ho visto, mi sa che ci siamo quasi. Sì, vabbè, perché beh, questa canzone? Esatto. Cioè, stai andando a comprare una roba fake, non è che stai andando a rapinare. Porca Dio, c'è sta la Mandonia di sottofondo. Infatti, volevo dire, perché... Dovrebbe essere... Cioè, ma senti, la se non vi non è una cosa greve, è tipo la città più sicura al mondo, nel senso. Guarda, questo che avevo visto. E neanche scesi dal taxi. Ehi, amico, abbiamo belle borse. È pieno di qui. Negozietti. È proprio qua, è proprio qua. L'ho seguito così dentro questo lì, negozio. A me non spammetto. Vai. Ti prego, sta qua. Oh, ma la cosa assurda sono gli orologi. Gli orologi finti che a Dubai te li vogliono vendere ad ogni angolo. Sì. Ad ogni angolo. Se vai tipo dove stanno il mercato dell'oro, così chiunque passi Rolex, Rolex, cazzo. Così ci accompagna Dursi, fino in fondo al suo negozio, dove, superata una porta minuscola, arriviamo in una stanza segreta. Oddio, le scarpe di sopra, capito? Per le scarpe c'hanno una cosa tutta loro. Eh sì, credo, zio porco, ci mancherebbe. No, this is showroom for the show, but we have apartment for the bags, more shoes also. You need man shoes? Yeah. Yeah, this is zero. Ok. Ma sai questi quanti soldi fanno poi? Sicuramente. Ma sono palesemente fake. Ma cos'è? Louis Vuitton quello? Ma la V chi ha fatta, zì? Ma frate, ma c'è questi. Poi non ci pagano neanche le tasse. Perché stai a Dubai, sì, stai. No, certo. Stai nel Supreme Being, stai. Beh, grazie ai 13. Assurdo. John Wild, Sebi Saxer, Davide Bugo, bentornati raga, benvenuti a tutti. Assurdo. Politici ce l'ho. Comunque Marzusa e Donia sta a partire a stecca, Sì, ma io ho detto, cioè, devono pagarle però. Cioè, sì, ma infatti non voglio vedere. Quali sono le zebra? Questa è la miglior qualità che troverai sul mercato. Non c'è miglior qualità di questa. Che gli ha preso? No, no, le Yeezy, porco Dio! Che schifo! 400 euro. You checking for a size? Yeah. E quelle mi piacciono. Dior and Jordan. Spara, che mi dispiace, scusa. Ma non c'è problema. It's easy to find here. Really? Yeah, 46, ci ammazza che fetta, oh, c'è una pure un bel pisello allora. Beh, ma è 1,92 m, sì. So, I can do 200. Yeah. Check the quality, check the size, then. Okay. Oddio, pure a scatola pari di pareria là. No, lo è, io ce l'ho, ti ho detto, io c'ho le triple white. Bene, ovviamente, però ho pagato di più. La scatola è quella. I saw a video and they've got it in the like China mall, you know China mall? Yeah, yeah. Yeah, it's too far, yeah, that's why I can hear. Vabbè, questo. This one I think I found it. Mamma mia. Cioè, frate, è veramente vedere un topo schiacciato nell'autostrada. Oh, you found this? Yeah. Oh, okay, yeah, prefer. Però so comode, lo sai, ma veramente tanto comode. Insomma, è ovvio però che so comode nel momento in cui c'è letteralmente una padella dove stai a mettere piede. Vabbè, metti che io le scarpe che uso sono le Balenciaga, quelle a calzetto, che pure quelle sono insane e molto comode. Però, cioè, nel senso, comunque se la giocano. Sì, ma Marzo, ma è vero, cioè, ma questo sì, tutto bello, ma Gucci con la Y. Non niente di qualità, ah, però tutto mi sembra fatto bene, cioè... Non... tranne la Y magari, Ale della però giusta. Però magari la collezione, perché le fa queste cose Gucci. C'è anche essere. Della maglia. Infatti mi dicono che era scritto così. Real things, or only fake? Only fake. Really not finding. Why did you get, like, this price? Che perché, volendo, c'è il Dubai Mall, tipo, where quindi vai là. In China. And that's the only difference between they're like the same or also the quality. It's exactly the same. There is no difference. Same. But is the different? This is fake. The other one is real. Te posso dire la cosa su sta cosa un po' potrebbe essere molto molto vero, eh?
Cioè, sul fatto della qualità, davvero, sì. Ma io lo, cioè, su questo te lo dico, io che qualche capo firmato ce l'ho. La maglietta di Gucci che mi tolsi col primo pagamento di YouTube, in realtà, col placement che facemmo andando in Polonia. Mi comprai la maglietta di Gucci, quasi 500 euro la magliettina. Me la ricordo che hai fatto top 3 puttanate in... della vita mia. Che si è ma comunque... Comunque sì, un aborto, cioè a livello di qualità fa proprio cacare, sì, vedi in mezzo, è una merda. Sì, sì, infatti su sta cosa della qualità potrebbe quasi spittare un mezzo factos. But you also have the packaging like the same of the real. Sì, sei Dani, pensate. Senti Marito, ti posso chiedere una cosa, ma tu che ne pensi della meta narrativa? Bello questo. De che? Della meta narrativa, pensi che dovremmo ritornare nella nostra dimensione o no? No. Ok, va bene, era per sapere. Anche questo. Madonna, ma è morbidissimo. Non so se è perfettamente esteticamente lo stesso, ma la qualità è pazzesca. Che storia. Chissà quanta gente si veste in questi posti e noi non lo sappiamo. Perché questa è la domanda che volevo porre io. Mo, Giamma, sì. Senti me te. Se tu ovviamente vedi de sfuggita, non è che se mette là fa vedere così. Sì. Vedi Chiara Ferragni... Che tu dici simbolo della moda così, oppure che ne so, Kylie Jenner... Con una Vuitton tarocca de sfuggita. Non ci penserei mai. E via da chi cazzo ci pensa? Che fake la borsa di Chiara Ferragni, di Kylie Jenner o dei cristiani del genere. Però sì, cioè, secondo me, conoscendo quante persone lo fanno solo per status, non comprerebbero mai comunque roba falsa. A prescindere. No, però metti che te la manda un brand. Capito? Che ne so, sì, ti vuole fare un regalo un brand. Che è un negozio che vuole la pubblicità da Kylie Jenner e gli manna la borsa, capito? Dice sti cazzi, mo gli manno il tarocco. Sì, sì, sì. Dici, cioè, che io manda proprio l'agenzia stessa, sì. Gli manda il... No, ma tipo, che ne so, dico un negozio X, metti, non so, un nome di una boutique di quelle che però vende più marchi. Vuole una mezza sponsorata, capito? Dici, boom, ti è, gli dai la merda. Il problema è che non la fanno, cioè così non la fanno la sponsorata a Gucci. Cioè quando la fanno, lo fanno sempre sugli stessi, anche sui... Cioè proprio con Gucci, ma poi gli mandano... No, però nel senso, se ce l'avessero, uno non penserebbe mai questo che è so fake. Sono... Se adesso non apro più, come faccio? Yeah. Oddio, easy boost! Boost! Mamma mia, che brutte, Dio cane! E queste mi sa che sono le zebra, no? Porco Dio! Cioè, sembri un'anatra quando ci cammini. No, non dico così, io sono carine. No, non ce la faccio. Però. Oddio, questo spedisce pure. Also, maybe famous people? I don't know. And for the shipping to Italy, how much it would be? 10 milioni. Porco, 10 euro per la spedizione in Italia da Dubai. Mica tanta, oh. No, è poco, ma la dogana immagino ci sia. Però te becchi la dogana su una roba che costa 80 euro. Cioè, non è incazza, alla fine. Dirò di più, non so se invece entra la dogana, perché teoricamente entra solo i prodotti a un tot di prezzo. Mi sa, sui pacchi di un certo prezzo. Ma dipende indicato. Se ti rilevano il valore vero o quello finto. Anche se c'è la bolla d'accompagnamento, teoricamente, però. 300. You want to pay cash or card? No, cash. Ah, sì, però... Sì, però... Però, cioè, uno quando vuole cash vuole solo cash. Il fatto che se fanno pagare pure carta è veramente strano. Ma no, perché dipende. Fatturi solo quello che effettivamente paghi con la carta. Quelli che ce l'hanno il contante ti fai pagare non timbri. Certo, per pagare sono andato di norma, c'è, nel senso, magari non vuole proprio fatturare. Il venditore si è accorto. No, però mica... Cioè, pensa, cioè, mica lo puoi fare a tutti i prodotti. Così non ti perdi il cliente. Il turista comunque lo fai. Su quello paghi le tasse, ma quello che invece ha prelevato i dirham non lo batti a scontrino. Almeno non ti perdi neanche il cliente. Comunque hai un senso, perché guadagni meno, ma guadagni. No, è vero, quello sì. Hai capito che è successo? Che l'ha visto? Ah, ok. Che cos'è scarps? Ah, forse ma non ho capito che è successo, ero distratto, non ho capito che cosa è successo. Vai indietro. Cioè, gli vede il telefono, allora se lo mette in tasca e che gli dice? Quanto che stavo filmando.
Ho quindi messo il telefono in tasca e ho continuato a riprendere. Quanto lontano è il showroom? 2 minuti in macchina. Quella gli 10 piedi. In macchina è meglio. Vi portiamo lei e vi riportiamo indietro, è sicuro, non vi preoccupate. Ah, capito, lei ha paura. Ma ha paura di che, scusa? Ancora questi la piano in macchina e la portano da qualche parte strana. I can come another day, it's the same. I'm curious, so I will come. Primo giorno solo in uno shop così, che è stato pazzesco. Preso le scarpe per 300 dirham, che sono 67 euro, quindi affarone. E adesso andiamo a fare il post per vedere se qualcuno affarone, soffitte, che affare. In realtà comunque io non so nemmeno se ho pagato troppo, ho pagato poco, se la qualità è buona, non lo è. Ho contrattato un po', sono contento di essere riuscito ad abbassarlo. E basta questo. Che comunque bisogna partire da un presupposto, eh. Stringo la mano 6 volte di fila a una persona con delle repliche ai piedi, che è una persona che si compra le scarpe tipo a OVS, quelle sugli scaffali. Quello siete dei pezzi di merda, veramente. Siete dei figli di puttana. Vi devono tagliare la gola col macete, porco Dio. Io su Instagram chi compra quelle scarpe, una roba. Vado. Poi quelle sono veramente scarpe. Te metti 2 volte al piede, frate, si sciolgono, si spaccano un po', due. Chi non viene mai Sofia? Ho detto, mo so preso tipo una cosa come 3 anni fa. Le Balenciaga, che possono piacere o no, ma sono incredibili. Cioè, non hanno niente, non si sono mai rovinate. Ci ho fatto di tutto. Oddio, mo ci fa il post su Instagram. Bene, le scarpe ci sono loro. Ecco qua. Cosa? No, ma mi sono perso la motivazione. Ah, per sembrare una zebra. Perché c'hai le zebra. Sei sicuro che questa è... Siamo arrivati alla posizione della foto. Foto fatte, sono anche caduto. Gli esce uno stronzone gigante. Postazione. Ho selezionato 3 foto. 1, 2 e 3. Descrizione. Mi sono spacciato. Ma fanno cagare. Clicchiamo e vediamo se le persone si accorgono che eri mio. Mi sono scocciato. Che succede? Marzo. C'ho appena risposta. Foto 1, 2 e 3. Descrizione. Anche io ho avuto uno scatto alla risposta. Ah, mi sono scocciato, non l'avevo capita la puttanata. Okay. Ma io no, io lo dovuto un attimo rivedere. No, no, l'avevo capita. È che volevo dire che le foto sono brutte in culo. Non solo quello. 1-0 per me. Bernardeschi, graffi gli 11. Sì, male della giusta, non ci capisci un cazzo. Perché fate? Che fai? Non fai un post dove neanche le menzioni. Facevi, sono a Dubai, mi sono levato uno sfizietto, emoji con la lingua di fuori, e te facevi la foto alle scarpe. Fine, zio porco. Almeno c'avevi pure più interazione, pezzo di merda. Che levati questi occhiali, sono finti, scemo babbo. Ci vediamo fra un quarto d'ora, che mi sarò tolto questo e leggeremo i primi commenti. Non penso che sono finti gli occhiali. Chissà cosa si chiederanno quando domani verranno a pulire la stanza. È passato un quarto d'ora, quindi... Ale, Depa, Omega, Pinocchio, prima di vedere i commenti, direi che le scarpe erano super ben in vista. Commenti. Sì, ma non era il topic della foto. Vediamo. Chi ti ha fatto la foto? Le Easy. Vai sul tetto del Blur Khalifa. Oddio, le Easy. Guarda, tutti che gli dicono le Easy. Le Easy. Tutti stanno notando più le scarpe che il fatto che sono ricoperte di scotch. Perfetto. Da dove saltano fuori le Easy? Sei un grande. Con le scarpe. Faccine che. Ma ragazzi, questo, ma spamma. Chi è Banu? Ah, ma chi spamma. È Banu? Sto stronzo pezzo di merda. Questo, porco Dio, è quello che arriva. Arriva alle 3 di notte e ti chiede: quando stacchi la stream? Sì. Stronzo! Aspetta, le 5, sì, ma giammo, ma ancora sveglio! Tommaso, nessuno ha sospettato di me che fossero false, direi, per ora. Questo era il primo round, elemento falso ben Urbana, in vista, Urbana, grazie per i 17. Drago, Franci, Trema, soldi, soldi, Guardian e Christian, bentornati. E comunque, ho fatto tutte queste cose tenendomi le scarpe addosso e sono comode. Queste sono le scarpe. Voglio sapere dagli esperti. No, perché scusami, Nadi? Mamma mi mia. Mi dicono di fare un VAR appena apri i commenti e metti pausa.
Oh madre. Ora quindi la gente se ne dovrebbe essere accorta. Aspetta. Prima di vedere i commenti, direi che le scarpe erano super ben in vista. Commenti. Scarpette nuove, preso da lavoro. No, no. Bevuto il prossimo video. Prima. Cosa hai visto? Scusami. Chi ti ha fatto la foto? Dove hai messo? Vai sul tetto del Burj Khalifa. Chi ti ha fatto la foto? No, 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 ma no, Easy. Era una cazzata. Non c'era. Aveva visto male. Senti Marzo, ma se io faccio questa cosa tu la vedi? Se cambio video? Sì. E tu vedi anche lui. Ma? Ah, questo è quello della pubblicità? Sì. È Saidonia. È anche... Ecco, poi sì. Terzo streamer con più sub italiano, Saidonia. Così, dar nulla. Io ti giuro, non l'ho mai visto in streaming su Twitch. Cioè, non mi è mai spawnato. Non esiste. Beh, realtà. Però le sub lo sai, non è tanto quanto sei famoso. Per forse te le giftano. Sì, no, per carità. Ciao a voi Andre, bentornati, raga. Ben in vista, ma penso difficile capire. Soprattutto queste community così ce ne hanno un sacco. Per me. E comunque, ho fatto tutte queste cose tenendomi le scarpe addosso. John, Vugo, Nostalgia, Domenico Peppe, Caos, Case, Opa, bentornati e benvenuti, raga. Qui si nota qualcosa. Ah, c'è star DLC dei Pokémon. Mamma mia, ma quanto sei professionale. Faccio così. Vedi che lui così fa. Ma ammazza corecchio. Porco è il diario Dio. Del russo. Mamma mia, ma quanto esperti. Come ma frate in cui... Ma c'ha l'orecchio un fuorigioco. È vero, quello è un po' più. Sì, un po' più bendato. C'ha l'orecchio che fa il saluto romano. No. E vedo se le persone su Instagram se ne accorgono. La prima cosa che ho preso sono queste Easy qua. Okay. Quindi volevo che prima mi facessi una valutazione. Allora aspetta, prima che guardo le scarpe c'è la scatola. Sì. Guarda la scatola. Arriva. Oddio, moglie te sgama tutto, guardalo. Guardalo Christensen. Okay. Cosa c'era dentro la scatola? Questo coso qua di Ario. Che non c'è. Quella cosa non c'è, okay, infatti. Questo già non ci deve essere. Ah, ok. Se deve essere carta, sai quella. Ah, esatto, okay. È la carta quella volta. Questa? Sì. Non l'hanno nemmeno messa, cioè me l'hanno data. È normale, è classico. Fai conto nelle scarpe non originali, io non so per quale motivo, ma loro la scatola, cioè questo tipo di carta che dovrebbe avvolgere le scarpe, no? La lasciano loro la mettono sempre piegata tipo in fondo. Ok, questo esatto, non, era quello. Non mi è chiaro. Il retro così. Ok, Zeb. Sì, Zeb l'ha scritto lui per ricordarsi, penso. Ok. Ma schifo, momento della vita. Cosa bisogna guardare di solito? No, è Zebra, allora, era. Ci sono diversi esperti che fanno tipo, queste scarpe fake perché hanno questo e questo e quest'altro. Dove riescono a fare attualmente veramente poche persone. Perché di fabbriche... Che... Marzo, ma che cuffie c'ha? Ma c'ha le cuffie nelle cuffie? Sì, sono strane. Non sai che non le riconosco, però. Sono un po' ambigue. Sembrano roba Razer, ma Razer solitamente non è bianco, quindi... Flavio, grazie per l'anno. 8, grazie per i 5. Fake. Ce ne sono tantissime. Guarda Wayne Rooney! Quindi già, per esempio, so, il modo di identificare una scarpa... È grave, non lo so, io, no? Magari hanno una... Cotto, grazie per i 6. Allora, sono le... Okay, so le hanno fatto in modo diverso rispetto all'originale. Le Razer. Magari ma bianche non l'ho mai visto. In un modo, però, per esempio, la stessa cucitura, un'altra fabbrica, l'ha fatto nel modo corretto. Okay. Quindi uniche persone che riescono a fare il 98% le scarpe sono le persone che lo fanno tutto. Quindi sono le persone che lavorano nei siti tipo StockX, che è un okay. grandissimo marketplace, sì, ho presente. Oppure tipo dei reseller, eccetera. Il modo migliore comunque per identificare bisogna avere sempre la scarpa originale accanto. Ma quindi tu vedendola così al volo non diresti che non è vera? Mettimela così. Così? Beh, aspetta, scusa, neanche ho bisogno di un'immagine adesso dove... Intanto... Cioè, non è che faccio così schifo, non è che ci devo guardare così, perdonami. Ah sì, come si chiama? Quello di Sigma. Che non sta facendo quella faccia, eh? Porco Dio, è vero. Ma frate, io ho proprio dei sbiasci che ho notato, sì. La gomma intorno alla scarpa è messa veramente con il culo. Mi è sembrato. Oddio, e te fa due volte Cosa? È la scritta rossa, beh. Okay. Il gancio dietro c'ha un angolo troppo strano. Questo? Sì. Cioè? Troppo alto. Cioè, fai conto che io devo guardare una scarpa originale per dirti che sono fake o meno. Secondo me è un po' il gancetto dietro un po' strano. Queste scarpe quanto le hai pagato? 67.
Se tipo qualcuno ne prendeva una copia che tipo fatta... Ale, grazie per i due. Non so, lì si vende da un chilometro perché è proprio strana la scarpa. Ok. Invece... tipo le... vabbè, queste è come gli orologi, che ci sono i fake, i super fake. Le stesse cose. Okay. Sì. Queste qua c'ho gli obbligo a vedere... E quindi c'è quello fatto proprio di merda, invece quello che comunque... Ok, ok, quindi è giusto, perché l'obiettivo del mio video era la prima cosa, brand. Fare una cosa che proprio era semi impossibile indovinare che era falsa. C'erano tipo diverse teorie, che tipo ci sono quei segnetti piccoli, tipo là sotto. Ma che è, il Tampax? Legge sono queste, fake sono quelle, ma... Porco Dio, mo vado a vedere sulle mie. Cioè, io dire se la scarpa originale dovrei vedere quei puntini sulla suola, ma chi mai mi guarderebbe su le scarpe, per favore, dai. Perfetto. Poi, altra cosa che volevo chiederti, qual è la roba più fakeata, se esiste? La fica. Supreme. Che dopo, alla fine, volevo decidere... la prossima cosa da prendere e potremmo... beh, ma perché c'è stata la roba di Supreme Barletta pure. Sì, madonna. Nix, grazie di 4. $1,600 sta maglietta. Sì, c'è stato un periodo in cui erano veramente esagerati, però questa mi sa che è con Luigi Vittone, non è Supreme Ba. Vale, grazie per i 22. Vedi, vedi il banner al centro che c'ha i fiori di Luigi. Supreme Louis Vuitton maglietta box logo. La collezione è stata super strafakeata proprio. Sì, ma lì è tanta probabilità di essere sgamato. Dipende. Di per sé la gente potrebbe accorgersene che è fake, non perché tipo la stampa è fatta male o roba del genere, ma perché tipo il fatto che tu ci sei messo sul maglietto, che esatto. Non mi ricordo quanto costa, mi sa su millino. Sì, beh. Ma poi di per sé alla fine tipo è una semplice maglietta bianca con una serie. Sì, assurdo. Come tantissime magliette. E nel frattempo lui comunque poi nel frattempo ci è arrivato a fare i video con la maglietta bianca con la scrittina piccolina Saint Laurent, che comunque costa €600. Cioè, capito. Brain, grazie per i 14. Assurdo, assurdo. Dimmi Marino, grazie per i 4. Qualche chicchetta sulla roba fake. Alexa, stop. Le celebrità indossano fake. Ci sono le prove di qualcuno di specifico? Leggevo su alcuni forum interviste dei proprietari dei negozi fake. Ah, che li hanno sgamati? Dicevano semplicemente: noi abbiamo dei clienti tipo famosi. Per esempio, se uno, non lo so, ha una borsa di Vuitton fake, ok? Fake fatta bene, ad esempio, perché poi nel fake ci sono le gradazioni anche. Certo. Per esempio, celebrità che loro possono tranquillamente comprarsi quelle borse, però prendono le borse non originali. Invece lo fanno, evidentemente. Ah, quindi sa di quello che dico io! Sì. Sborrare Trump, Tria, Robert e Fracchino, bentornati. Ma sono un genio, porco Dio. Uno penserà che sono falsi. 4 sub di fila contemporaneamente. È partito un Saidonia. È partito. La gente non mette neanche in dubbio che siano false, quindi penso subito che sono originali. Bentornati, Oni, le grazie per gli unici. Oddio, hai capito? Mano che si tocca la testa, gli fa. Prendersi una borsa di Vuitton, quando la compra, tutti penseranno a prescindere che sia fake. Che roba, è vero? La maggior parte di persone. Tuo pezzo di merda. Lo fanno, tendono. E lo fanno. Vogliono avere la scarpa che ha fatto Kanye West, ma loro vogliono apparire con quella scarpa. Mi stai facendo riflettere in pieno sul senso della vita. No, è partito, eccola, 1 di 9. Se te c'è una scarpa bianca tipo Air Force One, ok? Senza logo di Nike. Senza logo di Nike vale un terzo. Con il logo di Nike, con lo swoosh. È vero. Vale 3 volte tanto. È vero. Vabbè, quanto costa comunque un cazzo? Minchia, bello, noi compriamo un brand. Quanto costa un Air Force? Okay. Scusami, €90 veramente. Oh, 120. Vai, cazzate. Allora, per rendere tutto ancora più rischio, metto una storia di noi. Quando partono le pubblicità, scrivi fate la sub, figli di puttana. Non figli di puttana. Ci aggiorniamo domani. Grazie mille per. Niente. Perché esiste StockX Charm and Shake. Esiste lo StockX egiziano. Pensate sì. Giorno 2, mi hanno scoperto. Giorno numero 2. No, è punto interrogativo. Le mie nuove scarpe. Oggi l'obiettivo è prendere la maglia. No, frate, cioè, non lo riesco più a vedere. Frate, non la dovevo notare sta cosa. Non l'ho l'orecchio. Notata. Sono 2 mesi che ci faccio reaction. Non l'ho mai notata, frate. Ma che sta... c'ha l'antenna per Rai 1. Ma che? Ma poi guarda dai, quanto... Dai, poverino, lo vedi solo di più perché gli batte il sole. Ma che poverino, che sto a 2 mesi che dico che me lo voglio scopare fra un po', che c'ha il petto del Dwayne Johnson senza allenarsi. Io ho deciso, io e Vlad. Zio porco. Per Supreme. Va direttamente proprio con quella huge. Allora si prenderà il ferpone quello rosso palese. Sarà un po' il quartiere. Lo conosco pure io. Andrà a fare quello, ho capito che dici, quello rosso sì. Con il pattern. Esatto. Unire. A mettila più alta la volumazione qua. Punisher Big Famous, bentornati. Thank you so much, bye bye.
Ciao, oh, fra, brother. Ciao. Incomprensibile. Ma c'è anche la sua fissione e se parlo busto tre. Dai Diocane, è partito il treno Silve, fanno sto spande e subito spade. Abbiamo anche orologi, prendi il mio biglietto da visita, amico, dai, tieni. Non sono neanche sceso dal taxi, già hanno iniziato a... Che poi ci hai visto? Lo stavano letteralmente aspettando dove li portano i taxi. Sì, 6 vabbè, milioni per, e mezzo di chiudere. Per cercare di portare la gente, per fo. Porco Dio, Lamandoschi, Iago, bentornati, Anonymous, grazie per il sub giftato e giustamente grazie farmi per i 40. 50 proposte di comprare delle robe. Ah, sto trenino tocca farlo, va arrivare almeno al 10, ve lo dico. Stasera ci abbiamo manco Anita, è disastro. Faccio due passi e poi prima della maglia Mirko, vado a fammi vedere che pure te c'è qualche girl che ti aiuta, non solo Anita che c'è dentro. Pazzesca, sono tutti negozi che vendono roba falsa questi, Tutti Porco quanti. Dio! Tutti quanti. E poi tutti hanno fuori l'omino di Dubai fuori. È un cesso, Juan, grazie di 5. Oh, è la seconda volta che mi suonano il clacson e mi fanno cagare addosso. E poi ci sono anche questi murales bellissimi. Molto belli. Se mi mollassero qui, non direi mai che sono a Dubai. In tutti c'è scritto trading. Boutique trading. Qua ci sono altri. Ma è il negozio che vende fake che si chiama Milano. Royal Milano, ve? Robby, grazie. Lorenzo, bentornato. Beh, grazie, è fuori Dubai, perché Dubai io intendo quella che tutti conoscono. Poi sì, è Dubai, ma... E adesso sta... Non è che dici, vado a Dubai, vai qua. Prima da Pamento, se arriviamo al gold adesso. Quest'uomo si accorge che stavo riprendendo e lancia uno sguardo al suo amico, che in un millesimo di secondo mi dice... Mi hai fatto cagare addosso, ho dovuto spegnere la videocamera straveloce. Ok, qua è un po' losco, How are you good? Fine, you? Good. What are you looking for? I'm just looking around. Okay, but what do you like? La felpa di Valentino che sarà verissima sicuramente. Do you have Louis Vuitton? Louis Vuitton. Tu mi chiedi un qualcosa di Louis Vuitton? Do you have Supreme per Louis Vuitton? Christian Dior. Nice one. Bella chicca! Ah, frate, hai Supreme per Louis Vuitton? Christian Dior. Christian Dior. Che cazzo di risposta è? Non lo so. No, thank you. Dai, son thank Lori, you, bye, bye. Bentornati. Ok, qua tutti guardano il mio telefono per vedere se sto riprendendo oppure no. Quindi vado via da questa zona perché... Signora, c'è un uomo per lei! Non so se l'ho filmato bene, ma brutta situazione. Torno dal tipo dell'altra volta che era meno sospettoso. Vado prima a vedere la sua boutique e poi vediamo se ha la maglia che cerco. Il mio negozio è lì. C'è scritto pure pazzo fuori. Hi, you remember me? About these shoes with the other guy. Scusa, mi sono girato. Primo messaggio in chat. Cioè questo proprio, magari so anni che si vede le stream, ma oggi è impazzito. Eccolo Saidonia. Fatti controllare bene i nei appena torni nella tua dimensione di merda. Coglione. Ah sì, guarderà da destra la maglietta di Zano. È il poster della maglietta di Zano. Oddio, è vero, è uguale. È il suo. Porello, Tyson, bentornato. Now oh, il treno. Guardate, adesso è il mio plug. Sono un po' spaventato, dovrò andare in un'auto disconosciuta. I'm sitting in the back. Ma che spaventato, spaventato che cosa? Li tiri un cazzo in caso. The shoes are good, bro. Easy shoes. Yeah, of course. Ah, they also sell fake gold. We have jewelry. My man, Robby, yeah, my man. Ma non te lo puoi accollare solo tu, robot. Mi sono mangiato un'unghia, mi fa un male un dito, zio porco. Che un po' di paura. Ma dove lo stanno a portare, frate? Ma lo vogliono uccidere. Ricky, bentornato. Eh no, è che ha detto che c'ha le robe in casa. Ricca, grazie per i 17. All'età giusta continua a dire che si fida troppo. That's box for the watch. Così. You like the shoes? Yeah, yeah, yeah. I'm very comfy. Everybody thinks that they're real. Ricky! Non gli fate i complimenti che prima mi ha chiesto quando staccavo la stream per gag. Ma che cazzo di domanda è? Benvenuti, fatemi uno spammetto dei boni però, Bio e Reghi. Porco Dio, 4,50€. Mo, quello tu sai come ti vestivi tu? Ma dopo pensavo fosse nuda. Oh, mo, arriva indietro. Ah no, ok. No, no, pensavo le zine, capito? Qua sembrava ti stessi pa' giusta. Le sai, Sus? No, it's her first time. Okay. Cazzo ridono. Cioè sgamate, capito? Così proprio. Colte in flagrante.
Borse, valigie. No, e valigie, wow. Frate, c'ha la valigia pure quella spammatissima di Louis Vuitton. Pazzesco. Ma la vedi la felpa che dici tu? Stava là sopra. Quella qui, vedi? Questa qua, dici? Oddio, anche belli. Orologi. Madonna. No, ragazzi, no, io... Sfortunatamente queste cose non le posso vedere, sono troppo più forti di me, non riesco a guardare. Mamma mia, Royal Oak, tiè. No, frate, ma non ci posso credere che ti vendono proprio l'orologio anche col coso, aspetta. Cioè c'è anche il no, dai, hanno rifatto anche il coso per il Ma Daytona. Certo, vabbè, ma per l'amor di Dio. Il... Guarda il day date. Madonna, lo chiani tu. Mo! Quanto mi piacciono quelle scarpe a me, me le devo comprare. Ma no, no, Marzo, ti prego. Sì, questa stanza. Va bene, le Converse di Dior. Cose da uomo. Men comunque, vabbè. King dello Sdrogo, ben tornato in stalla. Oh, ma piacciono, che vuoi? Continua a dirlo, no, se fida troppo so. Alle della giusta. Cioè, prima o poi ce lascia le penne. Contra la boutique, ora andiamo a... Prima o poi. Ah, ma è una branda. Frate, sarà una branda, cioè... Ma poi mi dici te, Marzo, lo sai, se ti punto un coltello... Cioè... Sì, ma dai, ma guarda con questa macchina, che gli deve puntare, cazzo. Ah, Robby! No, queste ne partono alle 5 di mattina. Tacca dal cazzo. E anche qua legge, è bastato alzare di pochissimo il telefono per fargli nascondere il marchio Supreme con un gesto degno del miglior torero di Pamplona. Oddio. Oddio. Oh, ecco, questa è lei. Faser, bentornato pazzo, grazie per il salto. Ma this one good, disse l'uomo con la maglietta per niente stirata. Just one second. Okay. Questa è il frate, questa è la maglietta. Grazie, l'etichetta deve essere completamente diversa. Quindi cosa gli dico? Boh, foto non si vede. Vabbè, e quanto viene questo? Circa 20 euro. Mandami la foto, perché io così col video lo vedo male. Mandami la foto della stampa proprio. Questa è la maglietta. Absolutely, this one problem, I'll be supreme. What? Coming, checking. Who must checking? Police. Ah, the police? No, I just... For you, no problem, for me. E questa è l'etichetta. Ok. Come police? E beh, mica è legale. È partito un altro Sidonia, raga, ma parte ogni 5... Perché c'è Ciccio Gamer? Ma parte ogni 5 minuti Sidonia, ma è incredibile. Ah, ci stanno tutti. Michael Jackson, Ciccio Gamer. Adesso sarei curioso di sapere a chi sto dando del Ciccio Gamer in questo momento. Perché sarà una persona famosissima, poi anche perché vedo ce ne stanno di famose. Porco Dio, che pizzettone. Big Pan. Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Cioè, padella grande si chiama. Rapper. Saranno tutti subito che finta, ovviamente. Eh beh, sicuramente non fa il cazzo a Mortaro per stare su 560 New York, là. Faser, Spicy, BJ City, bentornati, raga. Non è Joker, raga. Ok, il bro è salito per di là. Anche se mi ha detto che non è più grande, forse ce l'ha. Qui hanno fatto pure... Questa cosa qua con scritto Moncler, no. Tutto il prodotto originale. Nobody have this one finished. If you need, you can take this one. Too small, bro. Okay, no problem. Okay. Okay. Thank you. Quindi adesso dobbiamo trovarne un'altra. Have a good day, bye bye. They told me to come here because I need some Supreme shirts. Supreme, no. You know where I can find Supreme? Supreme, no, sorry. Supreme, before I have it. Oh, ammazza Mircoli, ma c'hai dei bei contatti, c'hai dei plug meglio delle della giusta. Ma questa di Off-White ti giuro però è uguale. Senti, ma porco Dio, ti posso offrire un livello 15 Forleo un giorno, due giorni di timeout? No, stiamo guardando una roba delle fe, ma stiamo guardando con Gianmarco che è morto nel frattempo, no, non so. Ci so. Questo è il momento in cui muoio un po'. Allora, Supreme mi ha detto tutti che non c'è. Quindi adesso manda Vlad un video di questo negozio qua. Che ci sono. Comunque è strano però, frate. Cioè, Supreme ha più fakeata che non esiste da nessuna parte. Capito che i controlli sono aumentati. Ma cioè, letteralmente tutto fake, cioè. Ma forse è andato più America e Europa. Ma e là è andato poco. Ne scegliamo una. Bella questa Palm Angels. No, oh, ecco, secondo me sì, queste non te cioè non ti possono beccare veramente. No, come fai? Cioè, queste come fai? Quelle un po' meno spammate, non le sgameresti mai, esatto. Perché non lo sai neanche tu a prescindere. Esatto. Ma anche l'orologio, cioè, ma se tu prendi, non lo so, uno che ormai hanno perfezionato, è difficile che uno che non lo sappia proprio te lo chiami, perché non sa com'è.
Non l'ha mai avuto in mano quello vero. No, quello sicuramente. Scusa Marzo, ma mi chiedono una varrata, perché sì. Certo. Senti la musica, Marzo. E ne scegliamo. Adesso che bella questa. From Angels. È lei. Questa. È la musica dei quiz. Come la musica sì, dei quiz? No. La musica dei quiz base questa. Sì, sì. È quella che mettono nei quiz molto spesso, dei merged quiz. Mamma mia, Maluxo, che orecchio! Mostruoso. Ho fatto il video un po' al volo perché mi stavano molestando di non filmare. Cristian, grazie del saggiftato. Zange, Silvestro, sono bandito e Cecio, smetto male. It's a present for a friend. So not like that. Take one piece, don't make video. Mando Vlad, vediamo cosa scegli. Abbiamo deciso. La prima, quella che mi hai mandato te, secondo me è migliore. È una maglietta che puoi portare già tranquillamente anche fuori dal video. Fai conto. Oppure esageriamo, la prendiamo così. E nonostante lo scetticismo di Vlad, perché è russo, la prendo così. Fluo. Così è più probabile essere sgamato. Mazza, che brutta, porco dio. Si è un po' spostata verso di là. Qualità mi sembra buona. Andiamo a contrattare. Ok, fatto l'affare. Mi aveva detto che costava 145 dirham e io l'ho pagata 80, che è tipo 17 euro circa. Pazzesco. Diviso vado in hotel. E domani, appena c'è la luce, faccio la foto con questa bestia. Però, taxi. Sarebbe da vedere quanto è aumentato adesso il dirham, perché mi sa che è aumentato la stecchetta. O è diminuita. Perché dovrebbe? Non lo so, perché avevo letto un paio di pischelli in chat prima che l'avevano detto quando ho fatto la conversione. Sarebbe da vedere. Allora, se faccio dirham euro al volo. Dirham euro. Questa abbiamo detto 80 non dirham. Non l'ho mai scritto come dirham, però. 20 euro. Basta fare con uno vale 26 centesimi. Vuol dire che è ancora diviso 5. No, è ancora uguale. È ancora abbastanza uguale. È strong. Allora. Rapo, bentornato. Lollone, Cecio, bentornati. Yeah, finish shopping. È stata dura. È stato nel 2021 oppure era uguale? Non vedo l'ora di vedere cosa penserete. Nuovo posta. Maglia più vistosa di questa non esiste. E andiamo a fare sì, la ma, seconda. Cioè, ma la maglia che cosa dovrebbe essere? Balenciaga? Allora, no, Ballman. Ballman? E che è? Ballman. È una marca. Sì, vabbè, ma c'è, ma doveva pianne una un po' più importante. E non detesto, porco Dio. Perché tu non lo puoi abbassare all'XLR? Io ci no, non ce n'è nemmeno una, eh. Niente. Niente. Ah, io non l'ho niente, mai sentito. Non Burger Man. No, Ballman. C'è una Volvo. Ballman, sì. Uomo di palle. Volvo. Wesh, Lollo, ben tornato. Because I need to take a picture with a Volvo. Volvo e che poi è diviso 4, Volvo non è diviso 5. Yeah, this one. Ok. It's a long story. Ne ho trovata una. Una Volvo. Il mio obiettivo è mettermi vicino e fare la foto io e Volvo. E poi mettere me sempre più grande, come se io evolvessi vicino alla Volvo. Just for one Madonna, second. Ma solo foto di me. Una barata giusta. Questo è un coglione. Queste foto. Ok, thank you so much bro. Good job. Ora andiamo in hotel a vedere le foto e poi la pubblico. In questa foto poi ci saranno due cose fake. Quindi ragazzi, la sgravità aumenta. Vabbè, tanto hai dato pure dell'aro, boh. Dici, cioè, a sto punto finiamo tutte le finanze. Mi metto l'ora. Grazie per 10, amore. Ma sto treno al 15. Su Forleo se alza. Cioè, se... Se salva. Frate, io... Veramente tristissimo. Passo sul telefono, le sistemo, poi si pubblica. It's time to postare. Esponiamo. Veramente triste questa cosa che sta facendo. Hop. Probabilità di essere. Però mi fa ridere. Io non so quanto sembri vera, quanto sembri falsa. Ma se nessuno dice niente in questa, che c'è solo la maglia, sono fiero di me. Vediamo. Sono curioso. Vabbè, ma questa non la riconoscerei mai. Later. Andiamo. Non ha dettagli particolari che possano essere. Cioè, doveva prendere una roba un po' più imponente, secondo me. Ripeto, se fai un primo piano l'orologio, può essere già più. Te ne rendi conto. Ma così, quella che. Come fai a capire? È impossibile. Arte, hai della piccola, siamo felici. Volvo. Uno ha scritto: I don't know what is fake and what is real. Cheat Jan Dior. Che non penso sia riferito alla maglia, ma penso significhi che non riesce a capire qual è la mia dimensione reale, che in realtà ovviamente è questa. Pure ho letto un problema tutti i commenti e non ce n'è 3, 4, neanche uno che parla del fatto che la maglia è finta. Quindi 3. Anche secondo round. Oddio, dice se lo porta a casa lui, se fa bracca su... Ma ragazzi... Aia. Nulla è ancora deciso. No, è partita la dimensione. Sfida finale. Andrò in un altro posto. Molto Madonna, quando è di parte? Non ha senso. Ma dicilo, mi sono ogni 4 minuti. Ma te sei buggato? Perché a me non lo sanno a dire.
Frate, vabbè, mo per da me c'è pure un meme ogni volta che parlo. Grazie, sì, quello. Poi, vabbè, no, sì, da me c'è Starbot che si rura. Però questo è un dettaglio. Ah, mi con questo treno si può fare. Giorno numero 3. Oggi si cambia location. Tra l'altro, tutti mi hanno detto che per essere un vero hype beast devi allacciare le easy così. Ma così sei solo un vero coglione, onestamente. Oddio, no, Marzo, dimmi che non lo fai pure te. No, 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 io quindi non le picco nelle scale. Un vero e proprio centro commerciale in cui, sono in teoria, che vi ci battono, sono ragazzi, vuol dire cose che di ogni tipo. O poi vi faccio sapere che se, porco Dio, se non pagano le levo. No, no, infatti io gliel'ho detto. Se io stasera ho fatto più di $3,000 di pubblicità, gli metto la foto di quanto ho fatto preciso su Instagram. Porco Dio, sono parecchi però. Lo so, porco Dio. Cioè, veramente in 50 minuti di stream 25 so de Saidonia. Cioè, gli sto a fare free sponsor fra un po'. Altro che la pubblicità è al contrario. Infatti, però sborra Dubai. Infatti il coso, il gol è fare una pubblicità che poi viene messa su Twitch. E farebbe ridere. Thank you so much, bro. Ed eccolo qua. No, sta la parte pure qua. Andre, grazie per i due. Vi ringrazio per farmelo sapere. Non c'è la roba pesante, la roba pesante. Seba, grazie per i due. Con una felpa della Nike. Il collier treno costa 10 euro. Questa è palesemente fake. Anche Adidas, Tommy. Mo, palesemente. Per la roba grossa. Mo però vuole prendere le robe bollenti, Marzome, sa, un pallone con all'interno un... Benvenuto in questo porco Dio di Nike. Quindi partiamo da qua. Bella questa. Sì, un po' sono plausibili, un po' no. Questa qua esiste di Louis Vuitton, però non di questa consistenza e si piega come niente. Che belle queste anche con il buco della mela. E sono morbidissime. Wow. Beh, silicone. Anche i profumi. Ma metti così. No, qua ci sono scarpe assurde. Guarda. È Jordan per Dior, ma questa si vede da 30 km. Ma sono... queste costano una barca di soldi, Giamma. Sì, ma questa si vede proprio che cioè proprio è una merda. Allora, con questa secondo me sbagli. Cioè, mo, non voglio fare il re del cazzo mio. Però se compri una roba troppo esagerata, dai troppo a pensare che può essere fake. Se invece rimani un po' nell'ombra, tipo quella maglia di Bollman, che diciamo che la vai a pagare, che ne so, 2,50 così. Secondo me nessuno si farebbe la domanda. Però se te bidi 10.000 euro di scarpa, è più facile che due domande le attiri. Costa 10.000 euro? È una cosa del genere, sì. Gianluca, grazie per le 5 giftate. Se va ben tornato, Fibbo, grazie per il beat. LOL. Io avevo visto in un video qua che ci sono anche i cellulari finti. Speriamo di trovarli. Qua ci sono pure le Birkin. Che sono? Che costano tipo 35-40.000 euro nella realtà. Hermes, ok. The Birkin 600. 600? Yeah, this master copy. La fanno a 600, quindi riesce ad arrivare a prendere. Ma guarda, non so francese, c'è cazzo ne sa, con un slash ball man. Va a fermo cacchi di tramur. Assurdo. No, si sta evolvendo, ha parlato la lingua degli dèi. Villi, grazie per gli 8. Grazie per i cartier che hanno tutti. Per 250 dirham, che sono circa 40 euro. Ci sono pure le seggiole così, come i negozi veri. Questi sono identici. Pazzesco. Anche la propria consistenza, il materiale. Questi sono i fake peggiori perché. No. Grazie e buona giornata, Ralph Lauren. Cioè, nessuno sospetterebbe Ralph Lauren. Costerebbe sì, $200. Vado, c'è pure l'etichetta col prezzo in dollari. How much is for 100? Mo, 25. Potrei prendere una roba del genere anche. Ma sì, devi prendere la consistenza, roba è paurosa. Questa fa ridere. E non penso esista. Non ho mai vista questa cosa. Ma pure questi giochi sono finti, non ci credo. Ah, questo come sarebbe Lego, c'è scritto Lepin. I classici. Vabbè, ma c'è giapponese, c'è cinese e basta. Oddio, sì, gli no. No. E invece non te lo vado a dire. No. Però ci ha provato, Ci ha proprio provato, GG. No, ma guarda. Non riesco neanche a leggerlo. No, cioè, hanno anche i popcorn fake. Questo non è vero mai. Anche i trucchi finti. Ma Tadu, ma vaffanculo te, porco Dio. E chi t'ha messo al mondo, Tadu? Zio porco, ma giftale un attimo prima col treno. Ma l'hai fatto palesemente apposta. Ma giorni comunque ho notato che c'è molta più roba da donna. Bentornati. Rispetto alla roba da uomo, finta. Also Apple Watch. Bravo, un po' arrischiato in chat, How much for 6 series 120? Ma come serie? Sì, vabbè. Però questi no, questi fratelli si spaccano subito, cioè. No, ma più che altro questi il progetto dentro, esatto, non è IOS, cioè, quindi non c'ha senso. È proprio una cosa, stai a comprare un'altra cosa. Pure i piatti.
Non so di che marca sia, ma sicuramente sarà una buona marca. È assurdo quanto sia grande. E ci sono un botto di settori. Tipo questo è il chiaro settore. C'è di tutto. Ma queste cose razzisti, Sì, molto, molto, molto. Terribile. Quasi come gli Avengers. Qua c'è cose per le informazioni. Se tu gli chiedi qualcosa ti danno info fake. Ti mandano da un'altra parte. Capito, qui tutti fake ci stanno. Allora ci sarà pure il rango di Nezak su Fortnite. Lo vedo forza. Questa penso che sia l'unica cosa che so capire da solo come di qualità. Non è male, Questo? Il numero non è top. E queste? Ma esistono in realtà. Che cacata! Addio, ma c'è scritto Superme. LOL. Superme! Comunque ci sono diverse qualità di falso questa qua. Ma questa è tornata, Anonymous, grazie. È terribile. Anonymous è un però queste non sono quelle che ho io, Nicola, grazie, quindi dovrei essere mesi. Abbastanza bravo a riconoscerle. E la suola mi sembra pesantissima. Però il resto non è male. Io devo pagare 100 euro. Can I ask how much for those? 30 euro. Ma wow. Non c'è Chris, con le easy fake ai piedi. Qua c'è roba di buona qualità. Però era Diz che c'aveva la mano vicina. Questa è famosa. Solo che in teoria questi dovrebbero essere sopraelevati, no? Sì. Mica con questo farebbe. Ma come fanno a sapere queste cose, sì, by the way? A ridere. Vabbè, le conoscono, anche qua questo sarà uno che veste bene. No, eh. Questo. È vero, questo qua sembra proprio finto. Sono inciso tra questo di Fendi e questo di Dior. Do you have like my size? Yeah. I think so, yeah. Can I try it? Yes. Mo sì, è andato proprio lungo sulla cosa fake base. Dico bentornato, due grazie per i bit. Questo è il discorso, qua tiri tanto l'attenzione già, capito? Sì, esatto. Madonna, ragazzi, ma c'è un pigiamo. Sì, frate, veramente. Cioè, porca, ma sai che sembra? Frate, a parte che se ci avessi pure tipo un cappellino della stessa fantasia, sembri una giraffa. La truffa che sta rovinando l'Italia, il mercato del fake con Vladivostok. Anzi, sembra una giraffa, sembra. È una roba bruttissima, guarda, sembra, sai cosa? Le feci un po'. Le feci quando mangi molte fibre, che poi sono piene, capito, di roba un po'. E che ti hai lasciato con la ragazza? Sì, ma c'è, te che sì. C'è, voglio con rispetto per la sua relazione che ha avuto. Però ogni video ha una tipa diversa, cioè è una roba allucinante. No, beh, ma con mi sa che questa qua è quella con cui ci si era proprio messo insieme. Avevo comprato casa e poi si sono lasciati. Lei comunque è stata bravissima dal video che ho visto. E addirittura ha dato una mano a trasferirsi tutto e poi ha preso la sua strada. Sono rimasti in buoni rapporti. E poi l'hanno sgamato a pomiciare alla serata della moda con un'altra, tipo. Ma che stai a dire? Sì, l'avevo ma visto da un video suo. Ma quanto ne sa io? Ma che sei Fabrizio Corona? No, è quello, almeno si fa pagare, porco Dio. Sempre meglio della rinascente Roma, visto che ho comprato Marco, 5 piotte di Versace e dopo uno lavaggio è diventata verde da gialla che era mannaggia il Papa. 5 piotte di Versace, sei un coglione, Fibbo. Marcolino, grazie per i 7, bentornato. It's good. How much is for this? 290. Però siamo... 250. Oh! Ma che cazzo è partito? That's my reaction. 200. I can do 200. Ma sì, ma il classico boro right di periferia romano se mette quella roba così, cioè. Perché, frate? Okay, so no. The chip is not possible to cheaper price. Are the 200 is okay or no? Okay. Dimmi tu se devo pagare 47 euro per sta roba. Vabbè, questa è la vita. Te puoi agitare così. Sogno una vita da bombe. Oh, l'amo. Finito. Quanto è bello contrattare. Marcolino e Saclas, bentornati. Adesso si va a casa. Grazie per le 5 gift, Alamo. Thank you. Male, ragazzi, Però un Rolex dovevi prendere. Sì, doveva uscire tipo un diamantone qui con sta cosa che c'è addosso. È orribile andare in giro vestiti così. Mi guardano tutti male, aiuto. You just need to drive in this road. Io, come 2 mesi e mezzo fa, ho comprato una serie di cazzate su Temu quando lo stavano sponsorizzando a merda. Mm-hmm. E c'ho ancora il pacco che volevo farci tipo l'unboxing delle stronzate che ho preso. Perché ho preso le più popolari e basta, senza cercare di guardare troppo. Ovviamente ho visto qualcosa perché ho dovuto PA. Però l'ho preso a cazzo. E se non sbaglio, in mezzo un orologio fake ce l'ho. Prima però c'ho ancora il pacco chiuso, non c'ho mai avuto voglia di fare il video. Lo apri, prendi l'orologio, lo fai vedere e poi lo sfogli. L'ho già fatto una, quando lo feci con Wish e l'ho messi sotto il martello. No, poi l'ho
Giambalaya, grazie per i 10. Francesco, grazie per il livello 1. Non l'ho mai sentito, Temu, comunque. We find a nice car. Davvero? No. Mo sta spopolando, sì. Mai sentito, ti giuro. Ok, trovata la macchina per sweggare. Eccola lì. Andiamo via al foto. Eccola! Foto fatta, adesso seconda location. Che non porco cazzo, questa dovete sentirla. Fixare anche... Bracci, grazie per il livello 1, benvenuto. Palestra. Prendo un bel peso pesante, 2 kg. Inizio a flexare un po' alla vecchia maniera. E ora l'ultima location, perché dopo un po' di flex ci sta anche un po' di chill, come si suol dire. Hop là, c'è un botto di gente. Andiamo dentro con tutti che mi guardano. Imbarazzantissimo. Ma che fa? Ma che sta facendo, frate? È bollente. Aperto l'idromassaggio, inizia lo shooting. Ma poi scusa, tecnicamente non te ci dovrebbero far entrare. Cioè, magari sono zozzi vestiti, non puoi. Ora mi sta tutto bello aderente, fatta la giocata. Che schifo, con dei vestiti che hanno toccato 70 mani è entrato dentro la cosa. Andiamo a postare. Ed eccoci qua al grande momento, la foto con il 99% di sgamabilità. Ho selezionato queste tre foto per parla di Dior. Vediamo metto come lo sgamano. Come caption, mi sento... Dio. Condividiamo e ci aggiorniamo fra un pochino. A few moments later. È un coglione. È uscito. E leggendo i commenti, nessuno se n'era accorto. Anzi, lo stile non va a pile. Ma cos'è questa piscina da comuni mortali? Troppo flex. GG, best in town. No cap. E trap, bro? Hai fatti i soldi, eh? Da quanto flexi più di Tony F? Un bot. Ma non ci posso credere che nessuno si sia accorto che è fake. Yeah, non si vedeva nemmeno la R, c'era scritto solo Dio. Quindi mi sa che anche questo round me lo porto a casa. 3-0. Vittoria schiacciante. Ma non è finita qui. Il video è finito, ma vi voglio dare ancora una possibilità per rifarvi. Su Instagram ho appena pubblicato una foto. Eccola, lo spam di Instagram.